Ciao, come state? Bentornati sul mio canale. Allora, nel video di oggi effettuerò prima in tutte le stanze una bella passata di Swiffer perché toglierò la polvere. In realtà devo solo fare quello, cioè ovviamente sistemare le cose che ci sono in mezzo, però toglierò solo la polvere perché insomma sono 3-4 giorni a dire la verità che non lo faccio. Non laverò i pavimenti perché l'ho appena fatti, cioè ieri sera, quindi sono andata a letto e quindi non hanno avuto modo neanche di sporcarsi, quindi non li devo fare. Stessa cosa per quanto riguarda i bagni, ma ripeto, voglio solo spolverare, ci tengo a farlo perché comunque, ripeto, è da un po' che non lo faccio, ma soprattutto la cosa che mi preme fare oggi è riordinare la mia dispensa, perché è diciamo in una situazione abbastanza pietosa, inguardabile, perché ci sono tutti i pacchi di pasta che avevo preso nell'ultima spesa che avete visto, quella mega, dove avevo preso 2 pacchi per ogni tipo di pasta, varie cose da dispensa, tonno, olio, eccetera, e quindi li ho praticamente, cioè quando ho messo tutta la roba a posto, li ho praticamente buttati nella dispensa senza un minimo di garbo. E quindi è arrivato veramente il momento di mettere a posto perché non la sopporto più in queste condizioni. Tra l'altro, con questo disordine non riesco neanche a trovare le cose, quindi preferisco tirare tutto fuori, pulirla e quindi poi rimettere il tutto, ma con un ordine decente. Quindi questo è quello che sicuramente mi preme fare oggi, oltre al fatto di spolverare tutta la casa. E quindi io direi di partire subito. Mi raccomando, se il video vi piace, un bel pollice in su e vi lascio subito al video. Thank you.
Allora, dopo aver spolverato in tutta la casa, come vi avevo detto, allora questa è la situazione della mia dispensa. Cerchiamo di allargare qui. Allora, in pratica, la penultima spesa che feci, sicuramente vi ricordate che fu una mega spesa, presi tanti pacchi di pasta. E qui vabbè è mezzo vuoto, insomma c'è della roba qui però è vuoto, e sotto ci sono le cose che diciamo non prendo quasi mai, quindi non le esco neanche, però sono da riordinare questi tre ripiani. Allora, il problema qual è? Che sicuramente pesano tanto questi, perché sono comunque tanti pacchi da mezzo chilo, quindi in tutto saranno vari chili. La vetrina è fatta di vetri, cioè di mensole a vetro, che sì, sono doppi, sono molto resistenti, però non voglio neanche caricare troppo, quindi o devo decidere di mettere i doppioni di pasta scusatemi, qui su, oppure non trovo alternativa. Cioè, sicuramente sono da riordinare perché sono inguardabili così. Il problema poi che non vanno in questi contenitori, perché la maggior parte di questa pasta è pasta grossa e questo è il contenitore della pasta grossa, quindi tutta questa pasta non va qui. Ecco perché dicevo, o devo sistemare, non lo so, credetemi, non ho idea, cioè o mi era venuto anche il desiderio di togliere momentaneamente questi tre e quindi mettere in fila uno dietro l'altro i vari pacchi, così da ottimizzare lo spazio. Perché questi contenitori obiettivamente vanno bene quando ci sono le cose piccole, cioè questi li utilizzerei più in questo mobile dove ci sono snack, merende, le cose piccoline, ecco. Ma sinceramente non trovo tutto questo giovamento, ecco, mettendoci pacchi di pasta. Cioè, sinceramente, secondo me sono molto meglio messi ordinatamente così uno dietro l'altro in fila e non qui dentro. Quindi vedrò adesso come sistemare, perché in realtà io obiettivamente non vorrei mettere qui sulla pasta, non mi piacerebbe, perché comunque questo è il ripiano dei cereali, delle farine, in questa scatola di latta per il momento ci sono tutte le mascherine, però dietro ci sono tutti i boccacci vuoti che uso per le marmellate, le borracce dietro, insomma non c'entra nulla, ecco, qui la pasta, quindi il ripiano della pasta è questo. Molti di voi mi hanno detto, perché non utilizzi, proprio perché è una vetrina con questo tipo di vetro qui, è carina diciamo per metterci le cose dentro, perché non utilizzi per a mo' di dispensa questo mobile? In realtà ragazzi io non posso, ci ho pensato, avete fatto bene a dirmelo perché è un'ottima soluzione, però io non posso farlo perché questo mobile, a differenza della dispensa, è sottile, cioè vedete quant'è lo spessore, quindi all'interno preferisco metterci questa roba qui, i piatti e bicchieri, che sì, starebbero sicuramente bene qui dentro, però voi immaginate tutta questa roba già nella dispensa, praticamente entra, quasi non entra, diciamo così. Immaginate in questo mobile, cioè è piccolissimo per metterci tutte le cose da mangiare, tra l'altro ogni volta io dovrei abbassarmi, cioè per prendere qualsiasi cosa, e poi è un mobile che apro tutti i giorni perché tutti i giorni cucino la pasta, tutti i giorni prendo roba da le conserve, farine eccetera eccetera, quindi significa abbassarmi ogni volta e comunque è piccolino, quindi in ogni caso non potrei. Quindi ciao Asia, buon succo. Quindi a proposito, ci sono dei succhi qui che presi l'altra volta, quelli a forma di triangolo, delle birre, cose da mettere in frigo, quindi in realtà questo si svuoterà un altro pochino, devo semplicemente mettere in ordine, ma soprattutto mi preoccupa la pasta. Quindi iniziamo subito.
Allora, questa è la mia dispensa, un po' più, diciamo, ordinata e presentabile. Allora, sopra è rimasta comunque la... La scatola, diciamo, il contenitore, ecco, non mi veniva, dei cereali, dove ho messo appunto tutte le zuppe, vari tipi di riso, questo è il famoso couscous che io pensavo fosse couscous, invece poi mi avete detto, Giussi, guarda che questo è grano, tritato praticamente, infatti me ne sono accorta dopo averlo cucinato, avevate ragione, come sempre. E qua poi ho lo zucchero, farina e semola, pane grattugiato, dietro ci sono, come vi ho fatto vedere prima, i boccacci, ho messo questa brocca vuota di vetro e qui ci sono tutte le nostre mascherine. Poi la parte qui della pasta è venuta in questo modo e sinceramente mi piace, perché effettivamente, avendo tolto i contenitori che adesso ho poggiato qui, sinceramente è molto più ordinata così, perché qui ho fatto tutta la fila di pasta integrale, quindi che mangio solo io. Questa è tutta pasta grossa fino qui, di qui parte tutta la pasta piccola e poi questa, vabbè, è una confezione che sta anche per finire, di pasta con farina di piselli, infatti è verde, e questa, questi sono tutti gli spaghetti, diciamo la pasta lunga perché ci sono anche bucatini eccetera. Questa qua piccola invece, questi già aperti piccolini, è tutta la pasta piccola già aperta che ho, che quindi devo prima finire, prima di aprire questi pacchi interi. E poi invece qui sotto ho liberato, perché ho tolto i succhi di frutta e le birre che devo mettere in frigo. Queste sono di più, diciamo sono doppioni, quindi le metterò quando finiranno le altre. E quindi qui ho sistemato il tonno, che vi ricordate presi dalla Conad. Qui c'è il dado, quest'altra confezione di dado, due confezioni di panna, questi sono i fagioli Spagna che uso per le insalate. Dietro c'è la salsa, queste sono bottiglie che puntualmente a ogni Natale, ogni Capodanno compriamo e che poi non apriamo, perché magari ne compriamo due o tre e ne apriamo solo una, quindi sono tutti doppioni di spumante, insomma roba così. Qui due bottiglie di olio di semi, che può sempre servire per quelle poche volte in vita mia che friggo però diciamo comunque sempre la scorta. E niente, qui sotto non l'ho toccato, ho aggiunto solo questa, che effettivamente è una caffettiera da 12 tazze e non uso, e uso magari se faccio un dolce al caffè eccetera, però sicuramente non la uso tutti i giorni. E niente, qui ci sono vari vassoi, tegami, questi sono delle coppe, o comunque all'interno ci sono quelli per fare i dolci, insomma è un reparto, voglio dire, che uso poco e niente, quindi non l'ho neanche toccato, non l'ho neanche mosso, perché comunque sono cose che uso poco, però uso, quindi non devo togliere nulla. E niente, quindi questa è la disposizione adesso. Mi piace sinceramente, molto più ordinata, più pulita, perché comunque appunto puliti i vetri. E questi sono i succhi di cui vi parlavo, queste le birre che devo mettere in frigo, questo è vuoto, questi sono gli ultimi succhi di frutta, siccome adesso fa caldo e quindi posso metterli in frigo. Io in inverno li tengo nella dispensa, inutile in frigo, però adesso, voglio dire, elimino queste scatole, le butto e li metto nel frigorifero. Per quanto riguarda questi contenitori invece, dove c'era scritto pasta media, pasta grossa e pasta piccola, infatti sono tre, e non so sinceramente se li metterò qui, se mi servono, se no insomma li conservo, quando inizierà magari anche a diminuire poi la pasta qui all'interno potrò rimetterla nuovamente qui, però per il momento sicuramente non mi servono. Allora amici, finalmente la dispensa è tutta riordinata, come avete visto. Sono soddisfatta del lavoro, perché veramente è servito farlo, cioè comunque c'era bisogno di farlo. E niente, come avete visto, poi i tre contenitori li ho tolti, li ho stipati per il momento in un mobile, però al momento non mi servono, quindi ho trovato la soluzione senza quei contenitori e effettivamente la pasta è entrata con maggior ordine. Con quelli invece era in disordine, perché contenevano tipo 6-7 pacchi di pasta, non di più, quindi gli altri poi dovevo metterli uno sopra l'altro e non era proprio decente com'era. E niente, quindi fatto questo sono felicissima. Che dirvi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando un bel pollice in su e iscrivetevi, soprattutto attivate la campanella così ricevete le notifiche dei nuovi video, così non ve ne perdete neanche uno. Ricordatevi che sono anche su Instagram come family_gaga. Per il resto vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao.
Thank you.